professionale sono una bella esperienza, sono un'esperienza lunga per un ufficiale dell'arma, soprattutto in comando, che è sicuramente un'esperienza che riempie anche dal punto di vista personale. Sono contento di aver potuto dare tutto quello che ho dato. Probabilmente avrei potuto dare anche di più, però insomma, umanamente questi sono stati i miei limiti. Sono felice di lasciare una bellissima città, una bella zona, peraltro appunto, come stavamo parlando prima anche con il sindaco di Ceriale, con tutta l'altra zona del territorio della mia compagnia, dove a mio giudizio si vive molto bene. Tutto è perfettibile, ma sicuramente la qualità della vita è sicuramente buona. Poi l'arma comunque rimane in tonso, cioè cambio io, ma la compagnia rimane esattamente. Cioè, mi è piaciuto quello che ha detto e questo rispecchia proprio il fatto di non voler apparire. Ho letto su un giornale qualche giorno fa che si parlava di un pragmatismo, cioè del fatto di cercare sempre di rimanere un pochettino da parte, ed effettivamente questo fa parte proprio della mia caratteristica personale. Questo non vuol dire non essere così. E sono convinto che il mio successore darà anche di più, è tra l'altro una persona di una grande esperienza, che conosce bene il territorio, e quindi sono da un lato dispiaciuto di lasciare Albenga, la compagnia di Albenga, i miei uomini, e non solo, e tutta la popolazione. Però dall'altro lato, come ci siamo detti prima, fa parte del mio ciclo professionale, quindi purtroppo vado in un altro posto, che sicuramente è una bellissima città, ma è gradita, dove so esattamente che fra qualche anno ci sarà nuovamente un, come possiamo dire, un arrivederci.